Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Let's Go Pikachu! Nello scorso episodio abbiamo battuto la palestra di Healthy Surge. E in questo episodio dove andremo? Andremo a fare il percorso 11, la grotta di Diglett, e andremo verso il percorso 2. Quindi sì, un bel po' di roba. Comunque, il percorso 11 ha 2-1 nel nome, ma il vero numero 1 qui sono io. Piacere, sono il coach. Piacere, sono un coach. Quindi, che ne dici? Ti va di lottare contro un coach? Certo che sì, e devo assolutamente allenarmi. Perfetto. Allora, diamoci dentro, forza. Scusate se ho questo leggero singhiozzo, ma sì, ho un leggero singhiozzo. Comunque, Glenn... Sei Quagmire? No. Comunque, Rattata. Allora, Growlithe. Allora, essendo underlevellato, perché sì, il mio Growlithe... Ok, ho sentito un rumore, non mi è piaciuto. Il mio Growlithe è un po' underlevellato, devo allenare Mankey, Nidorina, Pikachu deve andare in riserva. Finché tutti loro non arrivano al 24 e poi posso rimettere Pikachu. Comunque dicevo... Growlithe è davvero underlevellato di brutto. Comunque, Sgranocchio aglio fa abbastanza male. Ricordo che Sgranocchio può diminuire la difesa, quindi è tanta roba. E questo Rattata è davvero forte, mi sa. Fulmine tanto... Fulmisguardo tanto per Sgranocchio. Ecco, mi ha abbassato le difese. Devo avere anch'io delle mosse che facciano così, che... colpendo abbassino le difese. Allora, fossa tanto per, tanto questo Rattata, esatto, attacco rapido, stab e mi butta giù. Quanto lo sapevo, si inizia davvero bene. Vabbè, Mankey, tocca a te. Ti faccio colpo karate e dovremmo andarti KO, perché colpo basso va sul peso. Allora, colpo karate. Ok, questo Rattata penso abbia il potere delle caramelle, perché non può essere così forte un Rattata. Assolutamente no, che sei Gennaro Bullo. Ok. Allora, 89, perfetto. E Glenn sconfitto. Sei forte, non c'è dubbio. Accidenti se sei forte, ma oggi sono di buon umore, quindi tieni. Se siete in Let's Go Eevee, ovviamente vi darà le caramelle Eevee. Perfetto. Se dai una caramella Pikachu al tuo Pikachu, diventerà molto più forte. Cattura molti esemplari di una determinata specie e inviali al professore per ottenere caramelle specifiche. Per quella specie. Ovvero, se catturo 1000 Pikachu, avrò un sacco di caramelle Pikachu. Se catturo 1000 PJ, avrò un sacco di caramelle PJ. Ora, ci vediamo... tra 2 secondi io sarò andato al centro Pokémon. Ok, rieccoci qua. Allora, dopo aver curato la mia squadra e aver tolto Pikachu... Perché sì, ho tolto Pikachu dalla squadra, perché davvero è troppo forte... È già al 24. Cioè, wow. Comunque, dicevo, dopo aver fatto questo, esploriamo il percorso 11. Allora, qui c'è Drowsy, per chi lo vuole. C'è Mr. Mime. Intanto, Drowsy. Allora, ve ne ho già parlato di Drowsy. Pokémon forte. È il secondo... No, sarebbe il primo psico che incontriamo. Comunque, dicevo, abbastanza forte, impara ipnosi, per ovvie ragioni, impara mangiasogni, psichico, confusione, botta, per chi vuole un Pokémon con botta, palla ombra, dovrebbe imparare palla ombra, intanto un bel po' di XP, quando Nidorina salirà al 24 lo leverò anche lei. Allora, Drowsy in squadra, ovviamente non sarà parte della mia squadra, Pokémon ipnosi dovrebbe essere... Intanto là c'è un altro Drowsy. Allora, attaccante... No, difensore speciale se non erro.
per adesso attaccante fisico, sì, è un difensore speciale. Ipnosi, inibitore, confusione, veleno gas. Impara le mosse di tipo veleno, questo non me lo ricordavo. Natura neutra, meh. Comunque sì, guardatela. Cioè, ha già ipnosi, 60%. È una cosa obbrobriosa, a me non andrà mai a segno. Allora, ne catturo un altro, però volevo tanto catturare un Raticate. Allora, Raticate, ve ne ho già parlato. Ovviamente io parlo solo dei Pokémon nuovi. Raticate ve ne ho già parlato. E se non erro, mi sono fatto male di nuovo io a lanciare i cosi. Dicevo, se non erro, facendo le catene anche a inizio gioco, a catturare sempre Pokémon, si può trovare un Raticate, scusate, a inizio gioco, però è davvero raro, ma davvero davvero raro, e non scherzo. Ora, se per favore questo Raticate vuole farsi catturare, ora, ovviamente, più è evoluto il Pokémon, più difficile da catturare è. Ok, l'ho catturato finalmente. Ora, non ho visto neanche a che livello è, però vabbè, tanto non mi interessa. Voglio Raticate solamente per l'XP, ovviamente, e per il Pokédex. Sfuriate vuoi imparare? Assolutamente no, anche se è stab ed è OP come lo schifo su di te. Ok, un'altra pagina completata del Pokédex. Pokémon Topo. Allora. Ok. Andiamo di qua tanto per... Profumo invito, questo mi servirà. Ora, dovrei già iniziare a sfidare allenatori su allenatori. Però sto cercando un Pokémon in particolare che non esce purtroppo. Allora, te sei un marinaio. Ipno, non voglio te. Allora, intanto sfidiamo te. Ok, lottiamo, ma non imbrogliare. Va bene. Allora, devo allenare Growlithe, Mankey e basta, non devo fare altro. Nidorino, oh, finalmente. Allora, purtroppo davvero, se avessi tenuto Nidorino, forse ce l'avrei fatta senza problemi a sconfiggere il T-Surge, forse. Perché ricordo Nidorino attaccante fisico, però ricordo, è attaccante fisico e il T-Surge ha una difesa altissima. Quindi sì, nel senso, Voltorb avrei dovuto attaccarlo in maniera fisica. Quindi su quello potrei andarci bene. Problema, Magnemite. Chi vuole imparare Fossa? Ah, ok, te. Dicevo, intanto al posto di Ruggito, Magnemite è un difensore fisico attaccante speciale. Quindi davvero, le mosse di tipo fisico non gli fanno assolutamente nulla. A parte che le mosse di tipo lotta gli fanno tanto danno, però l'unica mossa che avete a questo momento di lotta è doppio calcio. Sì, quindi praticamente non fate assolutamente niente. Ora, se per favore riesco a trovare il Pokémon che voglio io, per favore. Dai, non è neanche così raro. Ripeto, non è neanche così raro. Non esce, ok. Allora, qui si può trovare Mr. Mime, per chi vuole Mr. Mime. Non ho ancora vinto una lotta. Ok. Dicevo, qui c'è Mr. Mime, per chi vuole Mr. Mime. È un Pokémon buono, ma davvero buono. Vulpix. Allora, Vulpix dovrebbe essere esclusivo di Let's Go Eevee, se non erro. Comunque, Vulpix, attaccante speciale, difensore misto, se non erro. O difensore speciale, non mi ricordo. Speciale di sicuro. Speciale di sicuro. Attaccante speciale, difensore speciale. Non mi ricordo se è anche un difensore fisico, ma davvero è forte Vulpix. È una belva, non scherzo. Impara mosse di tipo buio, di tipo spettro, di tipo fuoco. È davvero forte. Anche tipo psico, se non erro. L'ho già detto? Psico, buio, spettro e fuoco. No, non ho detto psico, mi sa. Comunque è davvero forte. Ho perso, lo sapevo. Davvero, Vulpix è fortissimo. Non sto scherzando. Se volete un Vulpix, è anche meglio di Arcanine. Se avessi preso... Maremma, questo Raticate. Se avessi preso, ripeto, Let's Go Pikachu,
Forse di tipo fuoco mi sarebbe servito lui. E non scherzo. Allora. Nulla. Dai, Mr. Mime, so che ci sei, per favore. Mi esce sempre off camera. Ipno. Ok, quello è un rischia tutto. Rischia tutto, io li odio. Difesa X, questa la vendo. Ok, qua non c'è nulla. Vabbè, affrontiamoli. Lì vedo qualcuno, mi sa che è un ipno. Ciao, sai che all'elettricità bisogna essere prudenti? Non l'avrei mai detto. Ora, tu dovresti avere Magnemite. No, Voltorb. Ok. Dovrebbe essere di livello basso, poiché questo percorso dovrebbe essere per allenarvi. E basta. Allora, fossa. Ok. Cioè, guardate quanto è veloce questo Voltorb. Voltorb è davvero veloce. Dovrebbe essere il Pokémon... A livello 2 dovrebbe essere anche veloce. Solo a livello 2. Cioè, a livello 2 dovrebbe essere abbastanza veloce. E non sto scherzando, solo a livello 2. Immaginate voi. Ora, trovare un Voltorb al 2 è impossibile, perché le uova in questo gioco non esistono. Quindi, se... Ok, schermo luce. Tanto dovremmo andarti KO, quindi se... Allora... Possiamo proseguire. 98. Nidorina al 24. Perfetto, Nidorina. Ora devo levarla. Straordinario, sei riuscito a battermi. Wow, che novità. Allora, mandiamo fuori Nidorina. Perfetto. Ok. Ora, ripeto, se uscisse Mr. Mime sarebbe davvero bello. Non ho mai perso. Ok. Allora, secondo il mio counter siamo a 14 minuti. Tra poco, tra 10 secondi. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1... 14 minuti, perfetto. Allora, Poliwag, via come la luce. Mando Persian, tanto perché voglio vedere il suo attacco. 44. Sì, ho già detto tutto. Allora, Persian ha 44 di attacco. Ed è al 19. Coso, Mankey... A più di 40 e non ho letto la seconda cifra. Quindi sì. Solo per dirvi quanto cavolo diventa forte Coso. Non mi ricordo il nome. Ok, poi ti uso finta attacco. Visto l'acqua. Quanto diventa forte Primeape. Ricordo, Primeape dovrebbe essere il Pokémon con più attacco fisico nella seconda evoluzione. Nella prima evoluzione, scusate. Di tipo lotta, quindi davvero sì, è fortissimo. Machop, vai. Non avere, se hai, no, dovrebbe avere colpo karate, dai. Ma se ha movimento sismico. Allora, lancia fiamme. Ok, ricordo intanto focale energia. C'era una mossa buggata, non mi ricordo il nome. Energia concentrata era. Non mi ricordo letteralmente il nome. Oh, quello era un brutto colpo. Lancia fiamme. Ok. Dicevo, c'era una mossa. Ora davvero non mi ricordo il nome. Penso sia energia concentrata. Tipo una specie di focale energia. Solo che al posto di fare, di raddoppiare la possibilità di fare brutto colpo, dimezzava la possibilità di fare brutto colpo. Ed era praticamente una mossa fantastica. Cioè, voi cercavate di fare brutto colpo, aumentavate la vostra possibilità di fare brutto colpo, ma in realtà la dimezzavate. Ed era una cosa davvero fantastica. Fantastica, ripeto. Allora,
Questo dovrebbe... Allora, questa qui era di Pokémon giallo, questa mossa, ovviamente. Poi è stata cambiata in fuoco l'energia e anche il bug era stato rimosso. Se per favore uscisse... Oh, non esce Mr. Mime, eh? A me è sempre uscito. Dai, per favore, non ho tutto il giorno. Vabbè. Allora, proseguo e intanto sconfiggo loro. Ehi, quando esci da una stanza ti ricordi di spegnere la luce, vero? Sì, me lo ricordo sempre. Allora, se per favore andassimo... Bene, Federico, che manda Magnemite. Ora, ti utilizzo ovviamente una mossa di tipo speciale, perché ovviamente ricordo Magnemite difensore fisico. Quindi, lanciafiamme, ciao ciao. Allora, ce la facciamo, ok. Dovrei farcela con i tempi a sconfiggere tutti loro, catturare Mr. Mime e poi farmi tutto il percorso. 15, bene. Voltorb, Voltorb assolutamente ti faccio fossa. Purtroppo davvero è orribile che sono di livello così basso. Allora, com'è? Che grazie. Ok, voglio vedere solo una differenza. Ok. Non importa allora questa differenza, perché l'ho mandato KO. Allora, per Bacco, i giovani d'oggi sono proprio forti. Ora, se per favore uscisse Mr. Mime, sarebbe una cosa fantastica. Esci, Mr. Mime. So che ci sei, Mr. Mime, ti prego. Non voglio sprecare un profumo invito. Devo tagliare? Cioè, mi sembra uno spreco tagliare. Oi, oi. Allora, qui cosa c'è? Super repellente. Ok, vediamo un po'. Allora, qua c'è qualcosa, perfetto, ho visto c'è qualcosa, non mi prendi in giro. Revitalizzante, questo è fantastico. Raticate, oh. Ok, qua c'è uno strumento, bene, me lo ricordavo. 5 megaball, che sono sempre fantastiche. Allora, se per favore, ripeto, uscisse quello stracavolo di Pokémon. Sempre solo Raticate, vabbè, vado avanti e poi casomai faccio un taglio. Allora, rischia tutto. Scommettiamo sulla tua sconfitta? Allora, i rischia tutto cosa sono? Sono degli orrori. Perché? Hanno un Pokémon. Ok, sono fregato. Allora, perché sono fregato? Allora, questo Diglett ha Abisso. Abisso, per chi non sa, one shot all'avversario, mossa di tipo terra. Se io utilizzo fossa, quella mossa ha il 100% di riuscita. Quindi, se io avessi avuto un Pokémon di tipo volante, sarei stato OP come lo schifo. Problema, non ho Pokémon di tipo volante. Abisso dura 5 volte, quindi sì. Allora, lancia fiamme. Ok. Perfetto. Riduttore. E addio. One shot. Ah, che belli one shot, vero? Allora, Drowsy, tocca a te. Visto che non c'ho lo sbatti di rifare un taglio. Allora, vai. Perfetto, Abisso. Lo sapevo quanto lo sapevo che ricolpiva. Allora, Drowsy KO. Ok, Persian, tocca a te.
Con bruciapelo dovrei farcela, visto che Diglett non ha tante difese fisiche. Vero? Poké stab, grande. Ok, perfetto, 114 anche per Growlithe. Mankey al 23, sei orribile Mankey. Accidenti, mi è andata male. Ok, comunque sì, danno un bel po' di soldi, visto che sono rischia tutto, quindi se... Allora, curiamo Growlithe. Ok, direi che posso levare coso. E di mettere in campo chi? Mettiamo te, dai, al posto suo. Vediamo un po' che mosse hai, Raticate, tanto per... Birbona. Se diminuiva attacco speciale, era perfetto. Perché un Raticate che aumenta l'attacco fisico è tanta roba. Visto che di attacco speciale, meh. Cioè, wow, buono buono proprio mi è uscito. Ora, se per favore uscisse uno stracavolo di... Vabbè sì, quasi contro il PG8. Per favore. Che mi ha toccato. Allora, Rico. Non è possibile che ogni volta che vado in qualcosa tocco sempre un Pokémon. Allora, per favore, esci Mr. Mime. Non vuole uscire. Ok, mi sa che dopo devo fare un taglio. Perché, ripeto, c'è Mr. Mime qui, però a me non esce mai. Yasu, che manda in campo Slowpoke, ok. Slowpoke, a che livello? Perché dovrebbe avere già confusione. 18. Ha confusione. Allora, Pokémon. Mandiamo Raticate, tanto per, visto che ha Super Zanna. Ricordo cosa fa Super Zanna. Super Zanna dimezza gli attacchi. Dimezza i punti salute del Pokémon avversario. Sempre li dimezza. Ed è una cosa buona. Guardate. Confusione. Non sapevo che avevi confusione. Lo faccio anche leggere. Chi la usa salta sul bersaglio azzannandolo con i suoi incisivi affilati e facendo perdere metà dei PS. Quindi questa volta ne faccio perdere un'altra metà. Problema. Questa mossa, se non erro, non può far fuori nessun Pokémon. Perché? Perché a suon di dimezzare, sì. Non fa niente. Allora, mandamelo KO. Perfetto. Fuoco all'energia, tanto per. Solo per perdere il turno. Così facendo. Perfetto. Ok, confusione non fa nulla. Growlithe. E dovrei essere più veloce di un Slowpoke, vero? Allora, riduttore dovrebbe bastare. Evita l'attacco, non ci credo. Mi sa che devo levare riduttore. Perché non posso rischiare ogni volta che mi manchi. 94. Yasuo sconfitto, accidenti. Ho bisogno di Pokémon forti. Slowpoke è forte, solo che non lo sai usare. Semplice da vedere, semplice da capire. Allora, vai, tanto per. Ok, Raticate ha dato KO. Ora, se per favore uscisse Mr. Mime, manca solo quello. Allora, ho allenato con cura i miei Pokémon. È ora di farli scendere in campo. Ok, Fra, che manda in campo Jigglypuff. Ora ricordo Jigglypuff, normale folletto, è forte. Davvero forte.
Allora, a parte che perché puoi imparare corpo scontro, ma pesa quanto una piuma. Quindi sì, è praticamente inutile. Difensore fisico, quindi lanciafiamme dovrebbe farne tanti danni, vero? Esatto. Ok. Mandata a KO, 71. Quanto poco ti manca, Nidorina? Oh, Nidorina dà un bel po' di XP. Essendo evoluto, è difficile da buttare giù. Allora, fossa dovrebbe bastare. No. Morso, ok. Ok. Lanciafiamme. Perfetto. Oh, ce l'ho fatta. Allora, 170 e level up finalmente, livello 22. Oh, ce l'ho fatta. Allora, attacco fisico, davvero basso, e anche la difesa fisica e difesa speciale. A Growlithe mancano proprio le difese. Allora, fra sconfitta. No, i miei Pokémon non sono ancora all'altezza. Non l'avrei mai detto. Allora, se per favore uscisse Mr. Mime. Ripeto, non è neanche così raro. Cioè, dovrebbe uscire. Drowsy. Ok, no, era un albero. Asti, Drowsy. Mi sa perché ho catturato Drowsy. Vabbè, andiamo un attimo. Che era? Ok, un Pidgeotto pompato. Andiamo di qua tanto per... E adesso? Qua si può passare. E qua sopra, se non erro... Intanto te? Te? Devi andare alla Vandonia? Ma c'è un Pokémon addormentato in mezzo alla strada. Non si può passare. Ok, e ora? Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del professor Oak. Il professore mi ha incaricato di consegnarti il sistema di valutazione, a patto che tu abbia raccolto i dati di almeno 30 specie di Pokémon. Allora, Dream, hai raccolto i dati di almeno 30 specie di Pokémon? Certo! Vedo che hai raccolto i dati di 38 specie di Pokémon. Congratulazioni, dammi un attimo e aggiungerò il sistema di valutazione alla tua borsa. D'ora in poi, consultando la schermata delle info di un Pokémon, potrai visualizzare anche il suo potenziale. Ok, allora, ora vediamo come è uscita la mia squadra, o meglio questi due per ora. Potenziale. Ok, di attacco fisico... Fai schifo te, poverino. Te invece? Attacco speciale alle stelle, perché? Vabbè. Mi sono usciti due Pokémon orribili. Vabbè, li potenzierò. Allora, vediamo te invece. Vediamo te. Vabbè, te sei stellare, ovviamente, perché sei il primo Pokémon. Un attimo, facciamo così si fa prima, perché se no ci mettiamo una vita. Allora, no. Maremma, fanno tutti pena quelli che ho scelto, eh. Ok. Fanno tutti pena. Ho già capito. Vabbè. Allora, tanto poi devo sistemargli gli IVS, quindi vabbè. Allora, di qua ovviamente, da questo lato, non si può proseguire, per ovvie ragioni. Ve l'hanno detto in 2 miliardi che nel percorso 12 c'è un piccolo Pokémon. Ma questo... Avviso, a volte capita che un Pokémon si addormenti lungo questo percorso, bloccando il passaggio. Dato che non lo svegliano neanche le cannonate, si prega di prendere una strada alternativa. Ovvero di farvi il giro per la Vandonia. Allora. Se ovviamente io ce la faccio con i tempi, dovrei farcela. Se ovviamente mi uscisse, ho visto scintillare, pensavo fosse un PJ Shiny, scusate un po' il mal di gola. Ora ripeto, se per favore uscisse quello stracavolo di Mr. Mime, sarebbe una bella cosa.
Puoi uscire, Mr. Mime? Non voglio fare un taglio, ti prego. Oh, finalmente! Dopo aver sprecato ben due cosi, ecco Mr. Mime. Mamma mia! Sono qui da... Oh, yoi, quanto! Allora, Mr. Mime, Pokémon... Oh, odio Mr. Mime. Oh, yoi, vai! Uno, due, tre, dai. Ok, al primo colpo, meno male. Oioi. Mamma mia, 456 di XP, tanta roba. Allora, non vedo l'ora che i miei Pokémon salgano di livello. Per favore, salite. Allora, Mr. Mime, finalmente. Psicofolletto. Mamma mia, ci ho messo gli anni. Oioi. Allora, con tutta la calma di questo mondo. Allora, ho utilizzato un... come si chiama? Intanto furba che è buona, perché mamma mia, se diminuiva l'attacco speciale, l'attacco fisico era anche meglio. Però ovviamente doppia sberla non serve a niente. Non serve assolutamente a niente, l'attacco fisico è davvero basso lui. Comunque, dicevo... ho dovuto usare un altro coso, un altro profumo invito, perché? Perché mi ero stancato, ne ho usato uno dopo tipo pochi minuti, si era già esaurito. Ho camminato avanti e indietro, non spawnava, ne ho usato un altro e appena l'ho utilizzato ho fatto tipo quanto? 5 passi ed eccolo di nuovo, mamma mia. Allora... entriamo nella grotta di Diglett, perché ora dobbiamo farci tutta la grotta di Diglett. Profumo invito non lo voglio. Ora, se per favore uscisse Dugtrio sarebbe fantastico. Diglett in realtà, vabbè. Ora, adieu. Dammi un Dugtrio. Ricordo qua si può trovare Dugtrio, che è la forma evoluta di Diglett, che però a me non spawna stavolta. Non spawna, ok. Allora, essendo già a 50 minuti, perché sì, sono a 50 minuti. Ah, ci ho messo i millenni per farlo spawnare, quel cavolo di affare. Allora, non ti voglio. Ok. Pompato. Ok, non è uscito nulla. Ora te. Ho sentito che da qualche parte c'è un tunnel incredibilmente buio. Anche più buio di questo. Ok. E ora percorso 2. Qua. Grotta Diglett. Ok, ora, qua dietro, ricordo, c'è uno strumento. Grazie, gioco, per darmi delle Mega Ball. Ora, tu, dimmi. Dream. Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del professor Oak. Ci siamo incontrati, tipo, non so, 3 anni fa? Capiti proprio al momento giusto. Voglio farti vedere una cosa. Ma non qui, c'è troppa luce. Ti aspetto dentro, Dream. Ma c'è altro da fare. Allora, tagliamo questo. E in questa parte, nella parte sotto questo percorso, intanto ci sei te. Sarà sigla di punti lotta. Sì, grande. Allora, tu. Le persone in grado di utilizzare le tecniche segrete sono formidabili. E tu sei capace di usarle? No. Non sono capace di usarle, ma il mio Pikachu sì. Allora. Qua dovrebbe esserci questo, che è una pietra foglia che serve, la pietra foglia. E dovrebbe esserci da queste parti una super pozione, vabbè. E se non erro, da qualche parte, tipo qua,
No, non c'è nulla, ok. Di qua si va al percorso 2 verso... cosa? Ora non mi ricordo il nome. Verso Smeraldopoli. Sì, verso Smeraldopoli. E adesso... basta, abbiamo finito. Quindi... davvero non so che fare, perché nel prossimo episodio otteniamo qualcosa e poi devo farmi tutto il percorso qua per arrivare, fare questo qui e poi proseguire. Vabbè, no, finiamo qua. Sono già un bel pezzo. Non ce la posso fare con i tempi. Comunque, nel prossimo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu andremo nella casa dello scienziato, dell'assistente del professor Oak. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E al prossimo episodio. Ciao!